Al prossimo esame di Stato, come seconda prova al liceo classico, vi sarà il greco, una decisione che comunque voi studenti già forse vi attendevate, visto che l'anno scorso è uscito il latino. Sì, secondo l'alternanza ce l'attendevamo, però ancora non siamo in grado di fare dei pronostici. A parte sulla nostra preparazione, che possiamo dire essere abbastanza buona. In questi mesi quindi comunque lavorerete molto su questa materia, non tralasciando naturalmente le altre. Sì, indubbiamente, perché la seconda prova è una delle prove importanti, non ne tralasceremo, perché poi non dobbiamo dimenticare appunto che c'è pure l'orale, è la terza prova, che è quella che preoccupa più di tutto. Personalmente, che rapporto hai con il greco? Ma diciamo che alla fine a livello scolastico e di classe comunque ce la caviamo comunque, sia col latino che col greco. La nostra fortuna è di aver trovato un professore in gamba. Però comunque l'alternanza sì, ci aveva già fatto capire che sarebbe uscito greco, speriamo di cavarcela, non siamo poi combinati così tanto male, speriamo bene. Ieri, prima di tutto, guardando sul MIUR, che sarebbe il sito dell'istruzione, abbiamo scoperto di questa seconda prova di greco. Un po' si sapeva, perché si rispetta quella solita alternanza che c'era già nei precedenti governi del cambiare il latino e il greco alla seconda prova per il classico. Però abbiamo accolto questa notizia in maniera ambivalente. Di certo siamo preparati, abbiamo un ottimo team di professori che ci preparano, specialmente la nostra professoressa di latino e greco, che è una professoressa valida, un'ottima insegnante, ha saputo darci i giusti orientamenti. Adesso sta di fatto di potenziare lo studio che stiamo facendo sul greco, non a scapito del latino, però bisogna sempre darci un occhio di riguardo per cercare di affrontarla nel migliore dei modi. Appunto, in questi mesi approfondirete comunque le vostre conoscenze, o comunque sarete molto più attenti anche nel seguire i consigli dell'insegnante. Vabbè, questo sicuramente, perché alla fine consigli dell'insegnante sono tutti in questi casi. Lo studio andrà approfondito, già viene fatto in maniera, devo dire, abbastanza approfondita, ma sicuramente un occhio di riguardo in più non farà male, specialmente in attesa del 22.